Space vi dà il benvenuto da Montreal, in Canada. Montreal è famosa per la cultura e per la musica, ma ospita anche i team che controllano i robot, che hanno costruito la Stazione Spaziale Internazionale e gli sviluppatori dei rovers per la Luna e per Marte. Li abbiamo incontrati per capire come hanno sormontato la sfida unica di utilizzare robot nello spazio. I robot sono compagni fondamentali per gli esseri umani nello spazio, strumenti che rendono possibile vivere e lavorare in orbita. Uno dei più complessi è Canadarm 2, sulla Stazione Spaziale Internazionale. I suoi ideatori si trovano a Montreal, all'Agenzia Spaziale Canadese. Queste persone hanno costruito i robot che vivono nello spazio e insegnano ad altri come utilizzarli. Dalla sua sala di controllo, l'ingegnere delle operazioni, Mathieu Caron, può guidare direttamente Canadarm 2 o dare istruzioni agli astronauti su come pilotarlo. Tra pochi mesi useremo Canadarm 2 per afferrare la capsula per il rifornimento Dragon, che non può ormeggiare da sola sull'ISS. Deve sincronizzarsi con la rotta e la velocità della Stazione Spaziale Internazionale ed arrivare a 10 metri da essa. Gli astronauti useranno Canadarm 2 per portare SpaceX all'interno dell'ISS. Devono afferrarla velocemente, altrimenti una piccola perturbazione farà deviare il veicolo rapidamente. Il Canada, partner dell'Agenzia Spaziale Europea dagli anni 70, ha lanciato il suo primo robot spaziale Canadarm sulla navicella degli Stati Uniti nel 1981. Fu la NASA a chiedere di fabbricare un braccio per la navicella spaziale. Fu costruito e concepito in Canada, dopodiché ogni navetta ha avuto il proprio braccio spaziale che veniva utilizzato nella maggior parte delle missioni. In seguito, quando giunse il momento di realizzare la Stazione Spaziale Internazionale, il Canada propose la costruzione di Canadarm 2 per l'ISS. Questo braccio e la sua mano robotica dextre sono fonti di soddisfazione per il paese. Il Canada ha costruito Canadarm 2, il quale costruisce questa stazione spaziale. Ognuno ne dovrebbe essere fiero. Ogni astronauta dell'ESA e della NASA deve esercitarsi con la robotica canadese. Si comincia con un modello della Stazione Spaziale Internazionale e una lezione dell'ingegnere Kumudu Jinadasa. In questa stanza accogliamo gli astronauti che vengono per usare questi modelli e per configurarli. Gli astronauti configureranno ogni rotazione, il rollio, l'imbardata, il beccheggio. Poi li mettono nella configurazione iniziale sulla stazione e tramite il movimento del braccio realizzeranno l'operazione prevista. È importante per evitare collisioni nello spazio, sia le autocollisioni tra robot, sia autocollisioni fra le articolazioni, collisioni con l'attività extraveicolare che sarebbero catastrofiche e anche collisioni con la stazione che potrebbero causare una rapida depressurizzazione, provocando una situazione di emergenza molto elevata. Mentre continuano le operazioni quotidiane di Canadarm, gli ingegneri dell'Agenzia Spaziale Nazionale si occupano anche dei rover per la Luna e Marte. Ecco un rover che abbiamo appena concepito con una società canadese. L'obiettivo è vedere se possono essere inviati a esplorare i pianeti. Noi puntiamo alla Luna e a Marte, si può vedere che le ruote si adattano. Dobbiamo trovare ruote che permettano di adattarsi e resistere al freddo. Fa meno 150, meno 200 gradi Celsius, quindi le ruote in caucciù non funzionerebbero. Devono potersi adattare agli ostacoli, devono essere molto resistenti. L'obiettivo a lungo termine è montare trapani e strumenti di prospezione sui rover per andare alla ricerca di risorse che potrebbero aiutare l'umanità a sopravvivere nello spazio.
si on pouvait trouver de l'eau sur la Lune. Se si potesse trovare acqua sulla Luna, si potrebbe sfruttare e utilizzare la Luna come base, generare carburante, ossigeno. Se avessimo l'acqua, ed è dimostrato che ci sono delle tracce, il prossimo passo sarebbe dimostrare di essere in grado di estrarla e fare qualcosa con quantità sufficienti. Sarebbe un tipo di missione possibile che permetterebbe a quel punto di continuare l'esplorazione della Luna. La storia della robotica spaziale è quella dell'uomo e della macchina che lavorano mano nella mano. Ma il futuro potrebbe essere quello di robot autonomi che funzionano a distanza, salvando gli astronauti da compiti rischiosi. Ogni qualvolta qualcosa può essere fatto con robot ci viene chiesto di farlo. Parlo di tagliare o spostare coperte termiche, svitare dei moduli, tagliare una cinghia, anche portare erogatori per pompare carburante nel satellite. Rappresenta davvero una prospettiva promettente per la robotica del futuro. Nel lungo termine, il Canada e gli altri partner della Stazione Spaziale Internazionale guardano al di là dell'orbita della Terra. La prossima tappa sarà quella di andare più lontano. Si parla di una stazione tra la Terra e la Luna. Se si costruisce un laboratorio, una stazione spaziale lì, di sicuro ci sarà bisogno della robotica spaziale. A cet endroit-là, c'est certain qu'il va y avoir un besoin pour de la robotique spatiale. Adesso passiamo al nostro solito aggiornamento sulla missione ExoMars. Il veicolo spaziale in questo momento è diretto al pianeta rosso e quando arriverà cercherà metano, un gas che è legato alla vita, ma che potrebbe venire anche da altre fonti. Scopriamo di più in Destination Mars. Ciao, sono Nick Thomas, sono il ricercatore principale di CASSIS, la camera ad alta risoluzione sul Trace Gas Orbiter di ExoMars. CASSIS ha il compito di osservare processi dinamici sulla superficie di Marte. Osserveremo cosa accade, quali cambiamenti avvengono sulla superficie. Ci sono meccanismi vulcanici che possono produrre metano e che possono avere poco a che fare con la vita, in questo caso particolare. Sappiamo che ci sono impatti di meteorite sulla superficie di Marte e ciò rivela materiale nuovo che era sotto la superficie, materiale che potrebbe contenere tracce di gas, come il metano, ad esempio. Abbiamo anche prove di valanghe, potrebbero esserci dei gas intrappolati che poi una volta liberati si propagano nell'atmosfera e chi lo sa, forse possono essere identificati con gli strumenti del Trace Gas Orbiter. La produzione di metano non è necessariamente legata alla vita, altri processi possono produrlo. Cercare la vita non è insignificante, dimostrare che esiste è molto difficile. È tutto da Montreal. Per restare informati sullo spazio e guardare altre puntate di Destination Mars, visitate euronews.com.